quando io sono nato lui già c'era, quindi sono cresciuto con lui praticamente. Mi ha fatto, diciamo, da guida in effetti, perché era il più vicino a me come età. Lui sapeva ascoltare. Quando avevamo qualche problema ci rivolgevamo a lui, lui era per noi una guida, un punto di riferimento in famiglia. Lo prendevano in giro e lui girava la cosa tipo la favola di Cappuccetto Rosso. Diceva che aveva le orecchie grandi per ascoltare meglio, le mani grandi per accarezzare meglio, i piedi grandi per camminare meglio e raggiungere più presto chi aveva bisogno di lui. Alla fine lo prendevano in giro anche per la calvizie e lui diceva che rifletteva meglio la luce del Signore. Era un prete per vocazione. Cercava di non farci preoccupare, quindi ci teneva all'oscuro di quello che succedeva qua a Brancaccio. Qualche cosa la sapevamo solo attraverso i giornali e quando noi gli chiedevamo, lui diceva: non vi preoccupate, che cosa possono farmi, sono un povero prete, alla fine mi possono ammazzare, diceva lui scherzando, ma penso che lo temesse veramente. La notizia ce la diede un amico che abita al piano di sopra qua, che lo ha visto per primo a terra giù. Sono dei momenti amari e difficili da descrivere. Mi sono sentito derubato dal fratello in maniera violenta e basta. Ho rinunciato dopo tanto tempo alla vendetta. Se questo vuol dire perdonare, allora ho perdonato, se no non lo so, ecco. Mi sento in pace con me stesso, mentre prima mi sentivo rodere dentro, avevo un qualche cosa che mi macerava dentro me stesso, ecco, perché provavo odio, astio, rancore. Poi a poco questi sentimenti, ecco, sono scomparsi. La mafia lo ha ucciso perché mio fratello gli dava fastidio. Quindi avranno pensato di liberarsi della figura e invece hanno ottenuto l'effetto contrario, perché subito dopo le istituzioni che prima forse dormicchiavano si sono svegliate e quindi sono tutti in galera. Alla fine, anche se lui fisicamente non c'è, però io me lo sento sempre vicino. Quando ho dei momenti o dei problemi da risolvere, alla fine mi chiedo: mio fratello che cosa avrebbe fatto in questa situazione? E pensare al suo sorriso al momento dell'uccisione mi ha aiutato. La mamma pregava perché fosse santo, un santo sacerdote, povero e santo, e gli è riuscito, povero e santo.